ciao a tutti, siamo qua sul Monte della Capra Zoppa all'ingresso di Bondi Trail, uno dei più belli di finale Outdoor Rager, per presentare la New Kluf 290C RS. Questa è l'ultima trail bike del marchio britannico, che è noto per la sua mega, la full suspended, ispirata all'iconica Downhill Marathon con partenza di massa dalla Duets, per l'appunto la Mega Avalanche. È una bici che ha mietuto tanti successi in enduro, con una delle figure più mitiche nel mondo del mountain biking, Gravity, che è l'australiano Sam Hill, che ha tanto vinto prima in Downhill e poi appunto in enduro, conquistando la massima serie mondiale Enduro World Series in sella alla Mega. Nel catalogo di New Kluf mancava una bici tuttofare ed ecco arrivare finalmente la Reactor, in cui si vede la mano nell'atleta australiano. New Kluf offre la Reactor con telaio in alluminio e in carbonio, ruote 27,5 o 29 pollici. I rispettivi travel al posteriore sono di 140 e 130 mm accoppiati a forcelle da 150 e 140 mm. Parliamo ora di Reactor 290 CRS. Per l'appunto, ruote da 29, telaio in carbonio. La sigla RS indica l'allestimento che strizza l'occhio al mondo enduro, quindi forcella da 150 mm. A catalogo ci sono le altre due versioni relativamente più tranquille, con forcella 140, e anche la versione ST con 125 al retrotreno, 130 mm all'avantreno, e un allestimento che strizza l'occhio agli impieghi più pedalati, in cui si cerca efficienza e scorrevolezza sui trail più veloci. Questa Reactor 290 CRS è una fantastica bici tuttofare, molto capace, basata su un bel telaio in fibra di carbonio delle linee essenziali, con un carro a quadrilatero articolato da 130 mm. New Kluf, rispetto alla Mega, ha rivisto la curva da fondamento, quindi abbiamo una parte regressiva, leggermente regressiva, fino al punto di saga intorno al 30%, poi la curva inizia a salire progressivamente, offrendo un grande sostegno nella parte centrale, quindi non si mangia il travel con i piccoli urti di media entità, fino ad un'ottima resistenza al fine corsa. Grande lavoro sul bilanciamento delle sospensioni, sono il top, davanti una forcella Lyric Ultimate e dietro un ammortizzatore Super Deluxe Ultimate. Dobbiamo fare un piccolo appunto: mentre dietro abbiamo due posizioni, quindi tutto aperto, tutto chiuso, davanti abbiamo tre impostazioni, Open, Intermedio e Firm. Non è un blocco completo, non è necessariamente un male, anche perché effettivamente una bici in cui si può bloccare tutto per poi pedalare in fuoristella su asfalto va bene in altri ambiti, quello che adesso si chiama down country o cross country aggressivo. Qua bisogna dare il massimo sul trail. Da questo punto di vista New Kluf non ha trascurato nulla. Flip chip sull'innesto dei fodri alti sul link, molto bello questo in alluminio perfettamente integrato nel telaio. Impostazione trail, quindi per guidare in modo efficace su sentieri più tortuosi, ricchi di cambi di direzione e di pendenza. Rail, come lascia intuire il nome, per correre sui binari quando bisogna aprire il gas, rilanciare, sfruttare ogni ostacolo e cambio di direzione per guadagnare ritmo e per mantenerlo. Quindi ogni curva, ogni dosso, ogni letto dei radici si pompa sulla bici, si rilancia e si gode, perché veramente, anche se siamo all'inizio di questo test, la bici è davvero goduriosa sui sentieri. Prima pino morto integrale in zona Orcofeglino, adesso appunto ci approcciamo al Bondi Trail in zona Borgio Verezzi. Che dire altro? Allestimento di classe enduro, abbiamo parlato delle sospensioni, ruote D-Max di Mavic, modello pro dedicato a 6000, su cui sono montate gomme Maxxis, una accoppiata Gravity davanti a Segai, dietro D-Sector, carcassa Exoplus, mescola 3C, gomme ovviamente tubeless ready. Trasmissione SLAM di casse X01 1x12 velocità, freni sempre SRAM Code RSC, rotore da 200 davanti, 180 dietro. Cockpit tenue proof, tacco manubrio corto 50 mm con piega larga 760 in carbonio low rise. Mentre
Il registratore telescopico è il classico RockShox Reverb da 150, sella sempre New Proof. Altro piccolo appunto. Le bici da 29 sono disponibili solo in tre taglie da M a XL, quindi l'altezza minima consigliata da Duke Proof è 170 cm. I biker di piccola statura dovranno rivolgersi alla versione da 27,5. Per fortuna il brand britannico non ha seguito la lettera agli ultimi dettami delle geometrie basse e lunghe aperte, quindi il piantone sella non è così corto. Su questa M da 430 mm, chi si colloca nello spettro alto di questa taglia, quindi intorno ai 180 cm d'altezza, riesce a giocarsela bene, altrimenti comunque le taglie riescono a coprire un range fino a 2 metri. Ora vi lasciamo, iniziamo Bondi 3, a dopo.